Immaginate di poter viaggiare nel tempo e di trovarvi in Africa orientale 6 milioni di anni fa. Che cosa avreste visto? Beh, un ambiente molto simile a questo che c'è qui questa mattina. In pratica una savana molto aperta e anche molto arida, con delle isole di vegetazione, di verde, a volte dei piccoli boschetti, ma c'era una grande differenza rispetto ad oggi. Ai margini di questi boschetti, di queste piccole foreste, si affacciavano i nostri più antichi antenati. Eccoli. Bisognava avere buon occhio per avvistare i primi ominidi e concentrarsi su alberi molto grandi, come questi. Eccoli. Così si presentavano i nostri più antichi antenati. A prima vista ricordano molto degli scimpanzé. Le braccia sono lunghe, il volto è prominente, il corpo ha una folta pelliccia scura. E non è un caso. Solo da poco tempo si sono separate le due linee evolutive, quella che porterà all'uomo e quella che porterà allo scimpanzé. Le somiglianze quindi sono ancora notevoli. Ma c'è qualcosa che fa salire la tensione in questo gruppo. I germogli, i frutti e le foglie tenere sono ormai scomparsi da quest'albero, divorati dai membri del gruppo. Ci si accanisce su ciò che è rimasto, ma neanche questo va bene. Il maschio dominante istintivamente conosce la soluzione. Bisogna raggiungere altri gruppi di alberi dove c'è cibo per tutti. Scendere a terra non è una novità, come gli scimpanzé lo fanno spesso, ma rimangono sempre vicino agli alberi per risalire al minimo pericolo. Qui però non c'è soluzione. La salvezza è là, oltre il mare di erba. Il gruppo ora è a terra, ma l'erba è alta. Non si vede la direzione giusta, né eventuali pericoli. Così si cammina eretti, una soluzione ideale. Fra l'altro, si possono anche portare i piccoli. L'anatomia delle ossa consente di camminare su due piedi, ma non per tratti molto lunghi. E allora bisogna fermarsi spesso e aspettare che ritornino le forze. Ma in queste savane, fermarsi può essere un errore fatale. Circolano grossi carnivori come le tigri dai denti a sciabola, sempre pronti a ghermire i deboli e gli isolati. In quest'epoca nessuno sa come difendersi dai predatori della savana. Ognuno salva la pelle come può. Ma chi erano questi nostri antichissimi antenati? Bisogna dire che recentemente sono state fatte delle scoperte che hanno letteralmente scombussolato tutte le nostre conoscenze. Si tratta infatti di fossili di ominidi vissuti vicinissimo al famoso bivio, che ha portato da una parte all'uomo e dall'altra alle grandi scimmie, allo scimpanzé. Ecco questi straordinari ritrovamenti. A 7 milioni di anni c'è il Sahelanthropus. Lo conosciamo grazie a questo esemplare. I suoi resti sono emersi nel Chad, in pieno deserto, richiedendo 8 anni di spedizioni complesse e scavi in condizioni infernali. È stato soprannominato Tumai, un nome locale che significa speranza di vita. Secondo gli scienziati, il Sahelanthropus sarebbe vissuto in un'epoca molto in cui i destini dei nostri antenati e quelli degli scimpanzé si separarono. Quindi, Tumai potrebbe essere un nostro antenato diretto, o un antenato delle moderne scimmie, o di entrambi, ma potrebbe persino non essere l'antenato diretto di nessun organismo vivente. Tra i 6 milioni e i 4 milioni e mezzo di anni fa, in Etiopia vissero almeno due specie di Ardipithecus. La più antica è l'Ardipithecus kadab, di cui sappiamo pochissimo, grazie al ritrovamento di qualche dente e di pochi frammenti di ossa. L'altra è l'Ardipithecus ramidus, cioè Ardi,
che abbiamo conosciuto all'inizio della puntata. E 6 milioni di anni fa comparve in Kenya un'altra forma molto arcaica, l'Orrorin, che abbiamo visto poco fa in azione nella savana. Di lui possediamo solo resti frammentari, tra i quali questo pezzo di femore. Un miracolo di conservazione, vista l'antichità. Dalle ossa trovate si intuisce che potevano camminare bipedi, ma anche salire rapidamente sugli alberi, cioè erano allo stesso tempo scimpanzé e umani. Questa loro abilità nel salire ancora sugli alberi faceva sì che la loro camminata non fosse proprio uguale alla nostra, ma un po' diversa e goffa. Così l'hanno ricostruita degli studiosi, studiando le loro ossa. Insomma, in passato, probabilmente, esistevano altri tipi di bipedismo, non solo il nostro. Del resto, ne possiamo vedere ancora oggi forme primordiali nei primati attualmente viventi. Per un attimo ai nostri tre antichissimi ominidi ritrovati, noi non sappiamo chi tra di loro potrebbe essere un nostro antenato. In fondo sono un po' come tre sospetti portati alla centrale di polizia. Non sappiamo se abbiamo un colpevole, cioè un nostro diretto antenato, oppure se tutti e tre sono estranei ai fatti. Ma un dato è certo, è che di quell'antichissima scelta di camminare bipede, oggi ne portiamo tutti delle conseguenze. Non sappiamo né dove né quando sia cominciata la trasformazione dell'andatura dell'uomo da quadrupede a bipede. La colonna vertebrale umana si è in parte adattata al cambiamento. Le vertebre inferiori sono diventate più grandi, la colonna si è incurvata un poco per impedire la perdita dell'equilibrio. Anche il bacino dell'uomo ha un diametro maggiore rispetto a quello di un quadrupede. Per favorire la postura eretta, l'andatura bipede e anche perché deve sopportare interamente il peso dei visceri contenuti nell'addome. Grazie a queste modificazioni, oggi il nostro sguardo può spingersi più lontano e le nostre mani sono libere di manipolare gli oggetti. Intanto, in Africa, tra i 5 e i 3 milioni di anni fa, il clima continua a inaridirsi a est della grande spaccatura. I nostri antenati sono sottoposti ad una crescente pressione: adattarsi, cambiare o scomparire. Di fronte ai sopravvissuti si estende adesso un immenso territorio di savana alberata che va dall'Etiopia al Chad fino in Sudafrica. L'acqua è ormai una risorsa rara. L'aridità sconvolge gli ecosistemi. Interi laghi si prosciugano, provocando la morte di schiere di animali. Numerose specie scompaiono, come il calicoterio. Solo alcuni ominidi con abitudini flessibili, capaci di adattarsi, riusciranno a sopravvivere. Sono gli australopiteci. Diverse specie, ben diverse le une dalle altre, si dividono la pianura. Milioni e 700.000 anni fa un immenso vulcano entrò in eruzione e coprì tutta la savana circostante con uno spesso strato di cenere. L'atmosfera e il paesaggio di quell'epoca dovevano essere molto simili a quelli che vedete attorno a me. Tutto era travolto, trasformato in una specie di paesaggio lunare. C'era un vento caldo, probabilmente carico di odore di zolfo, e poi il cielo era velato per via delle ceneri, e in questo paesaggio apocalittico vagavano un po' impauriti tutti gli animali della savana, compresi due australopiteci. Erano vicini uno all'altro, non erano forse una coppia, non lo sapremo mai, ma di certo uno camminava avanti e l'altro di dietro, e dopo il loro passaggio accadde qualcosa. Cominciò a piovere e l'acqua della pioggia cominciò a mescolarsi alla cenere che era appena caduta, e avvenne una reazione, si trasformò in una specie di crosta, tutta la superficie si indurì, poi cadde dell'altra cenere che si trasformò in una specie di coperta protettiva. E queste impronte si sono conservate fino ad oggi. La zona di questa antichissima eruzione si trova nell'attuale Tanzania e il sito è noto come l'Aetoli.
È una zona davvero infernale oggi. Ci ho lavorato come paleontologo. Il caldo è soffocante e abbondano zecche e serpenti velenosi. Eppure nel 1978, cioè più di 3,5 milioni di anni dopo questa eruzione, due ricercatori stavano perlustrando la zona e ad un certo punto scorsero emergere dai sedimenti qualcosa che sembravano delle impronte. Allora cominciarono a scavare e, increduli, ecco cosa trovarono. Una volta liberato il terreno, riemersero queste antichissime impronte. Guardate, sono identiche a quelle che lascerebbe ognuno di noi su una spiaggia. Si vede il tallone, l'arco plantare, l'alluce. Insomma, già a quell'epoca questi ominidi avevano un piede come il nostro e camminavano esattamente come noi. Erano degli australopiteci della specie Afarensis, che vivevano allora in quelle savane. E a questa specie apparteneva un australopiteco femmina, il cui scheletro, in gran parte completo, venne ritrovato in Etiopia nel 1974. È la famosissima Lucy. Lucy apparteneva a una specie che si diffuse su un territorio vastissimo in Africa orientale. Non c'era ambiente che non vide piccoli gruppi di questi nostri antenati. Erano creature attive, curiose, che agivano sempre in gruppo. Il segreto del loro successo risiedeva proprio in questo spirito collaborativo. Lucy è stata accettata dal gruppo e da giorni li accompagna nei loro vagabondaggi. Ora, di fronte a questi ominidi, si presenta una nuova sfida. È un corso d'acqua che hanno superato più volte, ma oggi è irriconoscibile. Le piogge hanno aumentato a dismisura le sue dimensioni. Il fiume è insidioso, le rive scivolose. Un errore può essere fatale. Il maschio più forte cerca il guado usato già tante volte, ma non lo trova. L'australopiteco raccoglie un bastone e batte. Ha ritrovato il punto di passaggio e chiama gli altri. Uno per uno, gli australopiteci provano ad attraversare il fiume. L'acqua non è profonda, solo la corrente crea qualche problema. Lucy invece è incerta. Il pancione rende lenti i suoi movimenti. Ma il resto del gruppo ormai è già dall'altra parte. Alla fine si convince. Questi ominidi sono molto più abili a camminare rispetto agli Hororin vissuti 3 milioni di anni prima, ma i pericoli di questi ambienti sono gli stessi. Dall'altra parte, il maschio compagno di Lucy la chiama, ma lei esita ancora. Poi l'istinto di gruppo prevale. Lucy ora affronta i flutti. Ma la corrente per lei è troppo forte e la tragedia si compie. Lucy è scomparsa per sempre. Il suo compagno si dispera. Ma poi fa come gli altri del gruppo. Abituati alla frequente morte di individui, non si soffermano più di tanto e abbandonano questo luogo così pericoloso. In effetti, nessun australopiteco sapeva nuotare e se accadeva una disgrazia, nessuno poteva essere aiutato. Il fiume
aveva richiesto il suo tributo ai nostri antenati. Morire annegati in un fiume, venire sommersi dalle sue acque e poi sepolti dalla sua fanghiglia sul fondale, in realtà può dare inizio a un processo molto raro nel campo della geologia, la fossilizzazione, che trasforma un osso in pietra. E non solamente l'osso, guardate, questa enorme struttura sulla quale sono seduto in realtà è un tronco fossile, il tronco di un albero vissuto 250 milioni di anni fa, che è riemerso qui, tra questi sedimenti. Cioè, quest'albero viveva prima ancora che nascessero i dinosauri. Ma come ha fatto a trasformarsi in un blocco di pietra? Guardate. La gran parte dei nostri antenati, dopo la morte, è scomparsa senza lasciare traccia. Quando un organismo muore, infatti, quasi sempre il suo corpo viene immediatamente smembrato dagli animali spazzini. Poi ciò che resta rimane esposto alle intemperie, che sbriciolano e riducono in polvere anche le ossa più dure. Un piccolissimo numero dei nostri progenitori, però, è sfuggito a questo destino. E per una serie di fortunate circostanze, i loro resti sono arrivati fino a noi sotto forma di fossili. Ma quando e come si forma un fossile? Accade principalmente quando i corpi vengono ricoperti, subito dopo la morte, da uno strato di sedimenti molto fini, come ad esempio la sabbia dei laghi o dei fiumi. I resti sono così isolati e protetti dall'azione degli animali affamati e dei batteri decompositori. Solo l'acqua che filtra tra la sabbia riesce a raggiungere il corpo. In tali condizioni, col tempo, i muscoli e i tessuti molli si distruggono, lasciando al massimo una leggera impronta. Le parti dure, come le ossa e i denti, subiscono invece una sorte diversa. L'acqua si insinua nella loro struttura, trascinando via i minerali che le costituivano, ma lasciando al loro posto altri minerali che facevano parte del terreno. Il processo si completa nel corso di migliaia di anni ed è tanto perfetto che l'aspetto dei resti rimane identico all'originale, fin nei minimi dettagli, persino quando viene osservato con un microscopio elettronico. Alla fine, tutti i minerali originari risultano sostituiti. Ecco perché le ossa fossili possono pesare molto di più di quelle di un organismo vivo. Hanno anche un altro colore, il quale dipende dal tipo di sostanze che erano presenti nel terreno. Il ritrovamento di un fossile non è solo una grande fortuna, segna anche l'inizio di un'avvincente indagine per scoprire l'epoca alla quale risale e per capire chi era e come viveva l'individuo che ha lasciato queste tracce. Ecco lo scheletro di Lucy, o almeno quello che hanno ritrovato i paleoantropologi. Le manca parte del cranio, i piedi e parte delle gambe. Ma insomma, sono passati anche più di 3 milioni di anni dalla sua morte. È già quasi un miracolo che si sia conservato qualcosa. Ma da queste ossa si sono capite molte cose. Innanzitutto colpisce quanto fosse piccola. Era davvero un essere minuto. E questo anche perché era una femmina. È stata la forma del bacino a dircelo. È ampio e largo abbastanza per far passare un piccolo al momento della nascita. Perché l'hanno chiamata Lucy? Beh, è una vera curiosità. Venne ritrovata durante una spedizione nei deserti dell'Etiopia e Don Johanson, uno dei suoi scopritori, mi ha confidato che quella sera nessuno andò a letto nell'accampamento e si fece gran festa. La musica andava ad alto volume e la canzone dei Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, veniva riproposta in continuazione, così ad un certo punto della notte qualcuno decise di battezzare lo scheletro Lucy. Un'idea che l'ha resa immortale perché oggi tutti la ricordano grazie a questo nome. Il ritrovamento di Lucy è stato certamente un colpo di fortuna, ma come spesso capita, la fortuna aiuta soprattutto chi ha intuito e competenza e chi sa guardare bene. Ma come si trova un fossile? Di australopiteci del genere di Lucy sono stati trovati nelle savane dell'Africa orientale. Dai loro scheletri, e in particolare dalla dentatura, si è capito quale fosse la loro alimentazione. Si nutrivano probabilmente di frutti, tuberi e bacche. La loro dentatura, infatti, non mostra i forti canini tipici dei carnivori e neppure i potenti molari dei mangiatori di granaglie. È una dentatura da onnivori, come la nostra.
Ed è ragionevole pensare che questi australopiteci, come fanno gli scimpanzé oggi, si alimentassero saltuariamente anche con della carne, non disdegnando magari qualche boccone trovato nella savana. La carne, ricca di proteine, può aver giocato un ruolo importante per la successiva evoluzione, quando i discendenti di questi ominidi si trasformarono in cacciatori sempre più abili e ben organizzati, grazie ad uno sviluppo crescente del cervello. Uno sviluppo cerebrale, del resto, era già visibile negli australopiteci e si traduceva in comportamenti sociali più ricchi. È probabile che i primi ominidi si accontentassero di rubare il cibo a predatori più atletici di loro, come fanno ancora oggi animali come le iene. Poi però la nostra specie imparò a giocare d'astuzia e divenne sempre più brava nell'architettare agguati e tranelli, grazie al fatto che l'evoluzione favorì lo sviluppo di capacità cerebrali via via più sofisticate. La regione dove ci troviamo, il Transvaal, è una specie di groviera calcarea, cioè esiste un labirinto sotterraneo fatto di grotte e caverne. È una zona carsica, come si dice, cioè simile al nostro carso. E alcune grotte, come questa di Sterkfontein, sono davvero incredibili. È stata la pioggia a scavare, ruscellare, sciogliendo questa roccia come può fare un bicchiere d'acqua bollente versato su della cioccolata. Ed ecco il risultato. Sembra di stare all'interno di una cattedrale naturale. Le pareti sono altissime, ci sono concrezioni stranissime, alcune fantastiche, altre ricordano delle barriere coralline. Poi ci sono stalagmiti, stalattiti e veli di calcare che sembrano lenzuoli. In preistoria queste caverne si aprivano verso l'alto, guardate, è una cosa che fanno ancora oggi, e da fuori sembravano delle buche, dei pozzi naturali, ma in realtà funzionavano da inghiottitoi e dentro ci cadeva un po' di tutto, rami, rocce, foglie, ma anche animali e ominidi, insomma erano delle vere trappole naturali. Le ossa si accumulavano sul loro fondo e col passare del tempo i sedimenti si cementavano, diventando pietra durissima. Ecco questi strati, guardate, si vedono spuntare delle ossa di animali preistorici, sono quei frammenti bianchi, sembrano quasi dei canditi in un panettone. Pensate, hanno 2,5 milioni di anni, ed è proprio da strati simili che è emerso il più completo e antico scheletro di un uomo preistorico mai trovato al mondo. La sua storia è davvero unica. Un ricercatore, Ron Clark, che siamo venuti a trovare qui nei suoi laboratori dell'Università di Witwatersrand a Johannesburg, frugando tra le casse della collezione dei fossili del museo, trovò che alcune ossa, che erano state attribuite a scimmie preistoriche e antilopi, in realtà erano le ossa di un ominide, più esattamente erano le ossa della sua caviglia, dei suoi piedi. E lui andò avanti questa sua investigazione. Buonasera, professore. Clark, ci può spiegare cosa accadde dopo? Ecco, queste sono le prime quattro ossa che ho trovato. Poi ho trovato questo. E infine questo. Poi, alcuni anni più tardi, ho trovato in un'altra scatola altre ossa dello stesso piede e della parte inferiore della gamba, la tibia, e l'osso opposto alla tibia. Ora, se si mettono tutte insieme, così, si ottiene questa parte dello scheletro del piede. Dopo averne fatto un calco, l'ho dato ai miei assistenti e ho chiesto loro di scendere nella caverna e di cercare un osso che combaciasse con il calco. E dopo un giorno e mezzo lo hanno trovato. Bingo. Insomma, è stata un po' come la scarpetta di Cenerentola. C'è stata una lunga ricerca dentro questa caverna fino a quando c'è stato l'incastro giusto. Cominciarono gli scavi ed ecco cosa emerse. È lo scheletro di un australopiteco di 3.300.000 anni fa. È ancora imprigionato nella roccia.
E caso eccezionale, il cranio e la mandibola sono ancora in connessione. Aveva un volto scimmiesco, proteso in avanti, e la mandibola potente. Il suo cervello aveva appena le dimensioni di un grosso arancio. Non si sa ancora se era un maschio o una femmina, né a quale specie appartenesse. E ci vorrà ancora un anno per liberarlo, e un altro ancora per studiarlo. Sappiamo però com'è morto. Si sa che infatti scivolò probabilmente in una buca nel terreno e finì in fondo alla caverna, da dove non riuscì più a uscire. E lì morì di fame e sete. E ancora nella stessa posizione nella quale morì, la sua testa è reclinata con il braccio attorno. Queste caverne, insomma, hanno funzionato da vere casseforti naturali, conservando per milioni di anni reperti di ogni tipo. Noi ora ci troviamo in un altro complesso di caverne chiamato Swartkranz, e da qui sono emerse migliaia e migliaia, letteralmente, di ossa di animali come antilopi, gazzelle, carnivori, persino moltissimi ominidi. 2 milioni di anni fa, a Sterkfontein, c'era una savana molto simile a quella che si vede oggi. E l'ominide che abbiamo visto prima era già morto da almeno 1,5 milioni di anni. In queste pianure si incontravano i suoi discendenti, più evoluti. Curiosamente, lo stesso complesso di caverne che aveva intrappolato il primo ominide catturò e conservò i resti di molti dei suoi discendenti. A Sterkfontein, infatti, sono emersi centinaia di fossili di ominidi, oggi buona parte conservate proprio qui, in questo museo, a Pretoria, che si chiama Museo del Transvaal. Queste ossa fossili sono conservate un po' come delle reliquie in particolari stanze blindate che si trovano al pian terreno del museo. E abbiamo fatto raccogliere in questa stanza, su questo tavolo, alcuni dei reperti più significativi. Eccoli. Il più famoso, senza dubbio, è questo qui. Questo è il cranio più completo che sia mai stato trovato nella caverna di Sterkfontein e al mondo è tra i più completi. È il cranio di un Australopithecus africanus vissuto 2,5 milioni di anni fa, e fa una certa emozione trovarsi così di fronte a questo reperto, perché per la paleontologia umana questo è l'equivalente un po' della Gioconda. È incredibilmente completo e ci fa capire come si presentava l'umanità 2,5 milioni di anni fa. Aveva uno spesso rilievo, specie di visiera ossea sopra le orbite, gli zigomi, guardate, erano molto sporgenti e tutto il muso, il viso era proteso in avanti con dei denti molto, molto grossi. Il naso era piatto, ricordava quello dello scimpanzé e anche il cervello era quello più o meno di uno scimpanzé, ma un po' più grande e sicuramente più complesso. Guardate, qui questo reperto è talmente completo che si potrebbe quasi fare un corso di anatomia. Questi individui avevano un comportamento più articolato di uno scimpanzé, erano capaci di camminare bipedi come noi, mentre lo scimpanzé dondola, ma probabilmente tornavano ancora sugli alberi la sera per dormire. Analizzando le ossa si capisce quanto difficile fosse la vita allora. Difficilmente si superavano i 20-25 anni, insomma si moriva giovani. Oltre a malattie e ferite, nelle savane circolavano grossi predatori, molto pericolosi, oggi estinti, come le tigri dai denti a sciabola, guardate quanto sono grandi questi canini, o dei felini con denti enormi, oltre a iene e leopardi, molto più grossi di quelli che conosciamo oggi. E si sono persino trovate delle predazioni fossilizzate, quasi delle fotografie. Guardate questo pezzo di cranio, corrisponde alla parte posteriore di una calotta, praticamente la nuca di un ominide. Vedete che ci sono due depressioni, due fori, che tra l'altro passano da una parte all'altra del cranio. Inizialmente i paleontologi non riuscivano a darsi una spiegazione, poi, prendendo delle mandibole fossili di leopardi vissuti alla stessa epoca, è stata trovata la soluzione. E allora ecco la spiegazione. Sono proprio i carnivori, in buona parte, i veri responsabili dell'incredibile numero di ossa di ominidi che si trovano nelle caverne sudafricane. In una savana così arida, gli alberi tendevano a crescere proprio ai bordi di queste caverne aperte, perché erano come dei pozzi naturali. All'interno, infatti, c'era dell'acqua. Ora, i leopardi tendono a portare proprio le prede in cima agli alberi per divorarle in tutta tranquillità, lontano da iene e leoni. E purtroppo i nostri antenati erano tra le loro prede preferite. Ora, dopo qualche giorno, le ossa tendevano a cadere dall'albero e rotolavano dentro le caverne, oppure ci finivano grazie alla pioggia che le trascinava.
Ma tra tutti i reperti, quello forse più straordinario si trova in questo, oltre questa porta blindata che il professor Clark ora ci aprirà. Questo è il Sancta Sanctorum della paleantropologia sudafricana. So this is the Sancta Sanctorum of South African paleanthropology. Yes, this is where we keep our fossils from Sterkfontein, from Makapansklat, and also this one from Tong. Ed ecco il reperto più importante. È il cranio di Taung, cosiddetto in pratica il cranio di un bambino, di un australopiteco africano vissuto più di 2 milioni di anni fa. I sedimenti che lo fossilizzarono riempirono il suo teschio alla perfezione, ricreando le forme del suo cervello. Guardate, sta nel palmo di una mano. Aveva forse 5 o 6 anni, o anche meno, quando un grosso rapace lo ghermì portandolo nel suo nido per divorarlo. Lo si è capito dal tipo di fratture sul cranio. Quello che si è fossilizzato, insomma, è un dramma delle savane di poco più di 2 milioni di anni fa.